Credevo di trovarti morto, Stark. Nessuno ha resistito più di 10 giorni qui dentro. Tu hai la pelle dura, eh? Complimenti, amico. Ma non credo che ci riproverai a scappare, perché la prossima volta ti ci lascerò marcire in segregazione. Alzati, Stark! La lebbra! Stark. Ciao, Warner. Scusa se ho usato la finestra, ma ho pensato che l'altra strada fosse un po' affollata. Mi fa piacere trovarti in buona salute e in buona compagnia. Andatevene via. Cosa volete? Piazza la scema, zitta! Sono contento di vederti. So che ti avevano trasferito nella prigione di Yuma. Infatti. Però non ci sei rimasto a lungo. 8 mesi.
Un soggiorno meno lungo di quanto tu ti aspettassi. Non devi dire questo, Stark. Vedi, appena venni a sapere che ti avevano portato a Yuma, ho cercato, ho pensato al modo di farti evadere. Te lo giuro, Stark, ma adesso vedo che ce l'hai fatta da solo. Ne avevi di tempo per darti da fare, Warner? No, ascolta, noi eravamo amici, siamo amici, e nei momenti critici gli amici si aiutano fra loro. Ti serve qualcosa? Vuoi del denaro? Eccolo! Abbiamo preso Stark, eccellenza, l'evaso di Yuma. Si era recato a Pueblo Rocco per saldare il conto a Warner, un desperato che sembra lo avesse tradito. E ne ha ammazzati altri quattro, oltre uno dei nostri. Una vera belva umana, eccellenza. Per catturarlo eravamo in 15. Che ne facciamo, eccellenza? Stark, sei sfuggito all'ergastolo. Hai ucciso 5 uomini, tra cui uno dei miei. Non posso essere generoso con te. Non vi ho chiesto niente. Vamos. Sicché si è rifiutato di seguirvi, eh? Sì, signor, eccellenza. E ci ha scacciati minacciandoci con la pistola in pugno. Non c'è stato niente da fare, eccellenza. È ben deciso a rimanere con quella gente. E se manderete altri a cercare di convincerlo, ha detto che quelli non torneranno indietro. È in territorio degli Stati Uniti, voi capite? Portalo dentro. Andate pure voi. Rimani. Riposerai dopo. Slegalo. Slegalo. Avete cambiato idea? Ho bisogno di un uomo come te. Vieni. Ho un lavoro da affidarti. Un affare che è tutto a tuo vantaggio. Siediti. Preferisci whisky o tequila? Voi cosa bevete? Tequila. Whisky. Mia moglie e io abbiamo un figlio, Fidel, che ci ha lasciato per unirsi a una banda comandata da un tale conosciuto come il Maggiore. Fidel è un esaltato che ha preferito la vita di fuori legge alla ricchezza e agli agi che il suo rango gli avrebbero consentito. Sua madre non vive più, non fa che disperarsi. Piange notte e giorno
aspettando inutilmente che ritorni a casa. Ci sono $5,000 per te e la vita salva, se ce lo riporti. Il maggiore Charlie Donegan lo conosco molto bene. Mio figlio è stato tradito, ingannato da qualcuno che gli fa apparire bella e avventurosa una vita di rapine e delitti. Ma noi non possiamo vivere senza di lui. Allora, volete le noccioline? Sì. No. Ecco qua. E questa me la mangio. Adesso vi faccio vedere come si spara. Cos'hai, ragazzo? Ti prudono le dita? Oh, no, sceriffo. Stavo giocando con questi ragazzi. Prima no, ma tocca a me. Nessuno si muova. Via, via, bambini. Ora si gioca sul serio. Ehi, montagna, togli di mezzo l'asino. Perché mai crepare così giovane? I miei complimenti. Un'ottima messa in scena, maggiore. Senza questo trucco non sareste mai riuscito ad impadronirvi del mio denaro. Questo denaro non è tuo, York, ma di due scemi che te lo portano tutte le sere. Possiedi tutte le case da gioco della zona. Non ritieni giusto pagare una tassa ai reduci di guerra? Eh? Frugalo bene che non gli rimanga niente in tasca. Sicuro, sicuro. Anche il mio orologio, se lo volete. Ecco qua, prendi! Ehi, maggiore, non ho mai visto un orologio simile. Va ricaricato. Che volevi fare con quella Derringer? Uccidermi? Non lo sai, York, che non si spara a tradimento a un vecchio soldato? Dovevo capirlo che quel colpo di pistola era un segnale. Grazie, giovanotto. Questa la porterò sempre con me. Mi piace avere un orologio che segna l'ora della morte. Su, sbrigatevi, prendete quel denaro e andiamoci. Addio, York. 13! Ho vinto!
Che fortuna, ho preso il pieno. Ho vinto, maggiore, ho vinto. La vuoi smettere, Pick? Ma io voglio giocare un altro po'. Ho vinto. Ho vinto! Svelti, ragazzi, togliamo il disturbo! Fidel, andiamo! Fidel, andiamo! Salve, amico mio. Fidel, andiamo via! Ne vuoi un goccio? Un sorsettino? No? Mi piacerebbe, sai, ma adesso non posso. Non mi dire che preferisci le noccioline a me? No, questo mai, nocciolina mia. Dov'è Sheila? Ma Paco, perché non ti bevi un goccetto di quello buono? È speciale questo. Sheila, dove sei? Sheila, vieni qui. La signorina sta bene dove sta. Chi credi di essere, ragazzo? Beh, uno a cui non sono mai piaciuti i prepotenti come te. Devo ammettere che hai del fegato, amico. Ma il tuo fegato me lo mangerò. Piacciono i prepotenti. Non si può uscire dalla porta. Di qua. Fermi, ho detto! Basta!
mettiamo in chiaro una cosa. Questa papera è mia. E nessuno dovrà mangiarsela, capito? Guarda, guarda. Il mio vecchio amico Stark. Ce l'hai fatta a scappare, eh? Sì, solo che ci ho messo un bel po' di tempo, Charlie. Già. Hai sempre il tuo sputamorte. E tu la spargi carezze. Già. La guerra non finisce mai per te, Charlie. Vedo che hai messo su un esercito personale. Io sono nato soldato. Ma quell'ubriacone di Grento non mi ha nemmeno promosso caporale. Prima ho fatto una guerra per arricchire il governo. Adesso ne sto facendo una privata per arricchire me. Dove l'hai trovato? L'ho trovato a mezza strada tra la vita e la morte. L'amico è in gamba in queste cose, molto in gamba. Puoi restare con noi, Stark, ti nomino tenente. Capitano? No, grazie. Beh, sai, non ti posso fare maggiore, mi ci sono nominato già io. Io ho altri programmi, Charlie. D'accordo, lasciamo stare. Vuoi bere qualcosa, amico? Caporale di guardia! Fai suonare il silenzio, presto! Venite voi a guadagnarvi la paga. Sparo anch'io, maggiore? No, no, G. Gunther. Hai già ucciso 3 uomini nelle esercitazioni. $1! Radcliffe, fuoco! Mi dispiace tanto per te, ma dovrei rinunciare ancora al tabacco e alle donne. Oh. Ti ringrazio molto. Adesso, maggiore, al chicco di grano turco. Ma tu sei un tiratore da $1. Mi servono $100, maggiore. Devo mandarli a mio figlio West Point. Devo proprio sparare al chicco di gran turco. State a vedere, maggiore, preparate i $100. Così hai perso anche il dollaro di paga. Magari avessi tra i miei uomini uno capace di colpire quel chicco. Charlie, mi devi $100. Te li pagherò.
Pick! Sì, signore. Continua tu. Sì, signore. Avanti, ragazzi! Quei soldi te li darò in seguito. Sta tranquillo, adesso non posso, la cassa è quasi vuota e devo pagare gli uomini. Dai, Stark. Mantenere una banda come la mia in perfetta efficienza costa un occhio della testa. E se uno non paga gli uomini, addio disciplina. Charlie, vuoi intascare $1,000,000 senza perdere nemmeno un uomo? Hai la febbre, ti senti bene? Oh, mi sento bene, anzi, benissimo. È un colpo al quale sto pensando da diverso tempo. Voglio 10 dei tuoi uomini. Continua. Dunque, c'è un treno che va a Tulsa fino a El Paso. È un treno speciale, Charlie. È composto da un solo vagone e da una scorta. Niente passeggeri. Non è una novità questa, Stark. Ci ho pensato anch'io a quel colpo e più di una volta. Tu stai parlando del treno che trasporta l'oro delle miniere di Tulsa, vero? Vero. E vuoi solo 10 uomini. Mm. Non prenderesti quell'oro neanche con tutta la mia gente. Senti il mio piano. Fra le stazioni di Glen e Seedrock ci sono 50 miglia disabitate. A un certo punto il binario fa una curva fra i monti per andare direttamente verso il ponte del fiume Seedrock. Noi faremo così. Toglieremo quel tratto di binario e al suo posto ce ne metteremo uno falso. E invece di passare sopra il ponte, il treno dell'oro finirà direttamente nel fiume. Nessun componente della scorta sopravviverà. E noi avremo abbastanza tempo per impadronirci dell'oro. $2,000,000, Charlie. Uno per te e uno per me. Ciao, Stark. Ma cosa diavolo hai detto al maggiore per farlo scappare come una lepre? Scansati, sì. Vieni qui. Hai ragione. Il falso binario bisogna sistemarlo qui. Falso binario? Chiudi il becco e ascolta. D'accordo, Charlie, però c'è un problema. Il treno dell'oro passerà prima di un mese. E noi dobbiamo fare due cose. Io devo ispezionare bene il posto. E tu procurarti 60 metri di rotaia. No, c'è da fare ben poco, no? A me serve solo un uomo. Ma uno che sappia usare la testa, non soltanto la pistola. È fedele il tuo uomo, allora. Venite. Ciao, Sidney. Questo sembra un buon posto per fermarci. Al di là di quello sperone c'è la ferrovia. Devi essere fatto di ferro, amico. È tutto il giorno che galoppiamo e tu sei più fresco di quando siamo partiti. Io sono stanco morto. Ma adesso mangiamo e ci facciamo una bella dormita. Domattina daremo un'occhiata ai binari. Se tu raccogli un po' di legna, preparerò il caffè. No, guarda, non mi reggo in piedi e mi metto subito a dormire. Non ho voglia neanche di mangiare. Che diavolo? Sta calmo. Più ti muovi, più quella corda si stringe. Chi è stato a legarmi? Sono stato io. Durante la notte. Caffè? Fai male, ragazzo mio. Per iniziare la giornata non c'è niente di meglio del caffè. Se stai cercando la tua pistola, è là in terra. Allora non siamo venuti per ispezionare il binario. Oh, è una storiella che ho inventato per portarti via a Charlie. Adesso capisco. È mio padre che ti manda. Sì,
Hai indovinato, ragazzo. E ho visto anche tua madre. Perché non ti fai gli affari tuoi? Ma è proprio quello che sto facendo. Tu vali un mucchio di soldi. Dovresti ringraziarmi. Una volta a casa puoi goderti la vita, no? Grazie. D'accordo, Fidel. Se mi permetti di fare il bravo ragazzo, puoi slegarti. Fra due giorni saremo a casa tua e ci diremo addio. No, io addio a te lo dico qui subito. Se vuoi andare da mio padre ci andrai da solo, capito? Perché io adesso ti pianto qui. Ti pianto qui e torno dal maggiore. Hai un solo modo per tentare di fermarmi, sparandomi un colpo alle spalle. Così porterai un cadavere ad acqua sarca da mio padre. Adesso devono essere quasi le 7. Cavalcando tutto il giorno, sarò dal maggiore questa sera. Vediamo un po' che ore sono. Secondo il mio orologio, mancano 2 pallottole alle 8. Andiamo. Adesso raccogli quella pistola. Coraggio. Senza fretta, lentamente. Prendila per la canna. D'accordo, Stark. Però ti avverto, il maggiore non manderà giù questo scherzo. Lui non perdona. E nemmeno io. Andiamo? Forza. No. Addio, Stark. Se vuoi un consiglio, non farti mai più vedere dal maggiore d'ora in avanti. Lui non è tanto generoso da lasciare vivi dei feriti dove è passato come faccio io. Hai ragione. Non lo farebbe, e neanch'io. Noi non lasceremmo morire un uomo dissanguato come fai tu. Forza, ragazzo. Un altro colpo. Su, sparami il colpo di grazia. Il colpo di grazia si dà anche alle bestie, no? Avanti! Va bene, Stark. Siccome tu mi hai salvato la vita quella volta al saloon, io ti porterò da un maledetto dottore Glenn. Sì, qui bisogna amputare, sa? Amputare subito. Ma che cosa bisogna amputare? E come che cosa? La zampa sinistra del maiale, il male è qui, qui. Ma morirà. Signorina mia, ci sono tanti uomini che campano con una gamba di legno. Oh. Vuol dire che voi farete una zampa di legno al maiale, eh? Credevamo che fosse ammalato di stomaco, non voleva più mangiare. Ero convinta che gli avreste dato la stessa pozione che avete dato il mese scorso alla mula. La mula? La mula è un'altra cosa. Vedete, il punto flogistico dell'infezione del suino sta proprio qui, nel centro del gluteo sinistro. Vi farò un lavoro di cesello, eh? Oh.
Cosa volete? Il mio amico ha bisogno del dottore. Mio marito è dai Greenwood, l'ultima casa del paese. Tornerà presto? Se si mette a chiacchierare. Posso far sedere il mio amico, signora? Entrate pure. Accomodatevi, prego. Mettetelo lì, su quella sedia. Io vado a chiamare il dottore. Ah, la tua pistola, amico. Adios. Siete il dottor Penny Pocket? Perché me lo domandate, giovanotto? C'è un mio amico che ha bisogno di voi. Non è orario di visite questo. Io di notte ci sono solo per le partorienti. E il vostro amico non è che sta aspettando un bambino. No, però voi tornate da una visita, non è vero? Anche c'entra questo. Io di notte ci sono come veterinario. Dottore, il mio gatto ha la zampetta rotta. Poverino, ma a me i gatti non piacciono. Continua così, James. E nessuno ti toglierà mai il posto di sceriffo. James, c'è uno della banda del maggiore. Ne siete sicuro, signor York? Certissimo, alla mia Derringer. È lui! Prendetelo! Ai cavalli, presto! Inseguiamolo! Sbrigatevi, dottore. Toglietemi la pallottola. Sdraiati sul lettino. Sdraiati. Adesso togliamo questa pallottola. Avanti. Fammi vedere. Non ha niente. Qui non c'è nessuna pallottola. Queste pallottole... Coraggio, dottore, non perdiamo tempo. Queste pallottole vanno, vengono, entrano, escono. È laggiù! Sfuggirci. Già, ma siamo in trappola anche noi. Se mettiamo il naso fuori, quello ci ammazza. Smettetela, animali! Non serve a niente sparare un masso. Vuoi arrendere, bastardo? Tanto che cosa speri? E vi prendo un colpo a tutti quanti! Ehi. Mm-hmm. Alla base del masso! Getta la pistola! Ecco! Getta anche la Derringer! Con me non lo puoi usare quel trucco! A Glenn ti aspetta una bella corda! Avanti, scendi! Ma no, sceriffo! Niente corda e niente processo!
Ammazziamolo subito, questo verme! Come volete, signor York. È vostro. No, è mio! Tu non rinunci mai, non è vero, Stark? Già, e dovresti essermi grato, no? La ferita non era poi tanto grave se ti muovi senza difficoltà. Ma ti ho fatto pensare che fosse grave a tal punto da portarmi dal medico. Andiamo, tuo padre e i miei $5,000 ci aspettano. Prendi. Va bene, Stark. Starò al gioco. Sì, sì, ma io sono diffidente per natura. La Derringer, ragazzo. D'accordo. Ma tieni gli occhi bene aperti, Stark, perché se li chiudi solo per starnutire, scapperò. Non ho nessunissima voglia di starnutire via $5,000. Hai complicato molto le cose venendo qua su, Fidel. Uno dei quattro che ho dovuto ammazzare per te era sceriffo, il che significa che presto avremo la polizia federale alle calcagna. E se ci prendono prima ci impiccano e poi ci fanno il processo. Di conseguenza, è meglio andarcene. Che strada intendi fare? Il passo degli avvoltoi. Poi raggiungeremo la frontiera passando attraverso il deserto di Crogate. Sei diventato matto. Non potremo mai attraversare il deserto. È quello che penseranno tutti. Andiamo. Abbiamo scarse notizie, maggiore. E anche brutte. A Glen danno la caccia a uno che dalla descrizione sembra proprio Fidel. Che sapete di Stark? Non erano insieme? Di lui non abbiamo saputo niente. Strano, no? E invece pare che Fidel sia stato riconosciuto e inseguito dallo sceriffo. Il ragazzo deve essersi cacciato nei guai. C'è da menare le mani. Allora, sarà meglio dividersi in tre gruppi. Tu comanderai il primo gruppo, Gunther comanderà il secondo gruppo e io comanderò il terzo. E io, maggiore? Tu ti aggregherai a me, svelto, ora raduna gli uomini. Agli ordini, maggiore. Dunque, il ragazzo potrebbe essere arrivato a Cedroc City una volta lasciata Glen. Oppure può essere andato a sud, a Sant'Antonio. Dov'è la mia papera? Ci sarebbe un'altra via, maggiore. Potrebbe aver preso la vecchia pista dei Comanchi. Per il passo degli avvoltoi, ma sei impazzito? È troppo furbo per farlo. Tu procederai lungo il corso del Cedroc e tu, Gunther, lo cercherai in tutta la zona di Glen. Io invece da nord punterò su Cimarron. Ci ritroveremo tutti qua giù al ponte della ferrovia. Ma dov'è la mia papera? Gli uomini sono pronti, maggiore. Hai visto la mia papera? No, maggiore, non l'ho vista. Pietà, maggiore! Non lo faccio più! Heathcliff! Se ha perso una sola penna, ti ucciderò! Quello sperone dovrebbe esserci un ponte. E chi diavolo è venuto a costruire un ponte da queste parti? Qualcuno che aveva uno sceriffo alle calcagne, come noi. E se il ponte non c'è più, che cosa facciamo? Torniamo indietro? Indietro non si può tornare. Magnifico. Avanti non si può andare, indietro neppure. Che cosa facciamo? Sverniamo qui? Il ponte c'è.
Per noi sembra abbastanza solido, ma per i cavalli come facciamo? Li lasceremo qui, scendi. Cosa? Andiamo a piedi? Mm-hmm. Vuoi andare a piedi in Messico? Se sarà necessario. È molto più comodo andare a cavallo. Questo lo so, ma stavolta ne faremo a meno. Togli la sella. Dopo di te. Addio, Star! Voleva un po' d'acqua dopo quella corsa. Sei ritornato al ponte, vero? Lo sapevo. Infatti è per questo che l'ho distrutto. E sapevo anche che saresti venuto qua. È l'unico rifugio nel raggio di 200 miglia. E appartiene a un mio amico. Che cosa hai intenzione di fare? La stessa cosa. Non è cambiato niente. Ti porterò da tuo padre, Fidel. Anzi, ora che ci ripenso, qualcosa è cambiata. C'è una piccola differenza. Adesso ti ci porterò legato.
ce la faccio più. Su, forza, in piedi. C'è ancora molta strada. Oh, già, per te a cavallo è facile. Hai deciso di fidarti di me? Ma non potrai andare lontano con quello che ti farò portare sulle spalle. Alzati. Anch'io proseguirò a piedi, Fidel. L'acqua è appena sufficiente per noi e tu morto non mi servi. Via! Via! Perché non ci riposiamo un po'? Se perdiamo altro tempo, ci riposeremo per sempre. Andiamo. Da quella parte. Ma dove sarà finito? Non vorrei che gli fosse successo qualcosa. Piantala, non fare l'uccello del malaugurio. Nessuna traccia? Niente. È Gunther. L'hai visto? No, ma non può tardare. Ehi, sta arrivando Gunther! Viene da quella parte! Maggiore! Maggiore, Fidel è stato riconosciuto a Glen e inseguito da 4 uomini, tra cui lo sceriffo. Ma 2 giorni dopo hanno riportato in paese 4 cadaveri. Se la sa cavare quel ragazzo. Nessuna notizia di Stark. Secondo me Stark deve aver convinto Fidel a fare quel colpo da solo. Che Stark ci abbia provato d'accordo. Però il ragazzo non mi tradirebbe mai. Andiamo, ritorniamo al sud. Dormire. Se ti dessi la mia parola che non tenterò di scappare, mi lasceresti dormire un po' meglio per una notte? Beh, non è certo per offenderti, ragazzo, ma il fatto è che mi sento più tranquillo così. Buonanotte. E dormi bene. Thank you.
Non è possibile. No, Stark. Non puoi uccidermi. Tu non butterai mai via quei $5,000. Lascia lì l'otro dell'acqua. E allontanati. No. No, l'acqua ce l'ho io e me la tengo. Ma puoi seguirmi se ne hai voglia. Un brindisi alla tua salute e poi adios. Sei stato un pazzo! Adesso moriremo tutti e due! Ma è meno triste morire in compagnia. Preso conoscenza, papà! Bene, Jocelyn. E come sta l'altro? Sta dormendo. Ehi, mamma! Come stanno quei due? Sono rinvenuti? Sì, David, stanno bene. L'avete passata molto brutta, eh? Sì, molto brutta. Quando vi abbiamo trovato, vi credevamo morti. È una pazzia avventurarsi a piedi nel deserto. Fermo, fermo. Meno male che non siamo soli ad essere pazzi. Per noi è diverso. Siamo diretti a Cimarron, in California, dove abbiamo avuto una concessione. Per evitare un lungo giro che ci avrebbe fatto perdere dei giorni, siamo passati ai margini del deserto. Però con due carri, dei quali uno pieno di botti d'acqua. Per noi e per i cavalli.
È vostro figlio? Sì. Io sono vedova, purtroppo. Quando decisero di mandarci via dal nostro ranch nel Kansas e noi non volevamo andarcene, assoldarono dei pistoleri. Capisco. È per questo che andiamo in California. Scusate se interrompo la conversazione, ma potrei avere un po' d'acqua. Grazie. Bevi. E così siamo andati a dormire la sera e la mattina dopo i nostri cavalli e l'acqua erano spariti. E dove siete diretti, se è lecito? Andiamo ad Aquasarca. Fidel è ansioso di rivedere suo padre. E le pistole? Perché Stark, tu ne hai due e il tuo amico nessuna? Vedi, mentre marciavamo nel deserto, mi è caduta e Stark l'ha raccolta, dimenticando poi di darmela. Vero, Stark? Già, è vero. Ecco qua, Fidel. E dal momento che andate a Cimarron potremo restare con voi fino alla stazione di cambio e lì compreremo due cavalli. Perché allora non li accompagniamo fino a Cimarron? Non abbiamo nessuna fretta. Oh sì, venite. Così qualcuno potrà finalmente insegnarmi a sparare con una pistola vera. Per adesso io ti insegnerò a dormire. Andiamo, David. Grazie per la cena e la camicia, signor Londerry. Io me ne vado a dormire. Un sigaro, Stark? Sì, grazie. Signor Londerry, fate turni di guardia di notte? Non mi pare proprio che ce ne sia bisogno. Se qualche coyote verrà da queste parti, ci sveglieranno sicuramente i nitriti dei cavalli. Può darsi che abbiate ragione, ma io sono diffidente. Dormirò domani, durante il viaggio. Bene, come preferite. Ehi, ma! Il signor Stark sarà di guardia tutta la notte. Così dormirò più tranquilla. Se ne avete voglia, laggiù c'è una fiaschetta con whisky. Non ve lo consiglio, però, sapete? L'ha fatto mia moglie con le sue mani. Non devi farlo più, David. Specialmente di notte. David! Non ci provare più e va a dormire. Solo una volta in vita mia ho visto estrarre una pistola così rapidamente. Fu quando morì mio marito. Con questo che volete dire? Credo che abbiate capito. È vero. Avete ragione. Sono un pistolero. Sapete che significa? Che io vengo ingaggiato per fare qualcosa che certa gente non ha il coraggio di fare da sola. Sembra che parliate così per scusare voi stesso. Perché mai? Siamo in pochi a poter fare un lavoro speciale come il mio. Faccio tutto quello che voglio e vengo pagato molto bene. E non avete mai pensato di smetterla? Sì, un paio di volte. Forse basterebbe solo che vi togliete dal fianco la pistola. Può darsi. Buonanotte, Stark. No. Un momento, Joseph. Sì? Niente. Buonanotte. Le nostre strade si dividono qui. Prenderemo due cavalli e ce ne andremo subito. Avete davvero tanta fretta?
Proprio così. Vorrei che teneste questa. Ma è d'oro, non posso accettarla. No, no, dovete prenderla. È per sdebitarmi di quello che avete fatto per noi. Il mio amico è sempre molto generoso, signora. Addio, signora Londerry. Addio. Addio. Ciao, David. Addio. Addio, Peter. Addio, Stark. Addio. E così è finito un grande amore. Andiamo. Senti, Stark, ho bevuto il sudore nel deserto, poi ho mandato giù solo acqua con quella brava gente. Mi andrebbe una birra. Andiamo, Stark. Piacerà anche a te. Offro io. D'accordo. Ci prenderemo una birra. Va avanti. Chito, da bere. Sì, vengo subito. Guardali, sembrano del quinto cavalleggeri Dakota. Se non sbaglio, tu e Charlie eravate con loro. Che sorpresa. Guarda chi si vede. Stark, l'eroe della battaglia di Atlanta. Venite qui, ragazzi. Non lo conoscete, eh? Ma quest'uomo è uno dei più celebri disertori e una delle più sporche carogne di tutti gli Stati Uniti d'America. Non ti muovere di lì. Non ci penso neanche a muovermi. Non avresti dovuto farlo, Stark. Questo pugno mi farà ancora male quando ti vedrò contro un muro imbottito di pallottole. Svelto i piedi! Saranno molto contenti di vederti a Fort Worth, dove ti aspetta una bella fucilazione alla schiena. Meglio, così non dovrò guardarti in faccia. Tu, muoviti! Sergente, il cappello. Vuoi un po' di caffè, Stark? Tieni. C'è troppo zucchero. La finirai di fare l'eroe, Stark. Per adesso dormi, se ci riesci. È la tua ultima notte. Thank you.
perdizione. Presto! Prendetelo con me! Avanti, muovetevi! Voi guardate i cavalli! Che te ne pare di questo lavoretto, Stark? Non è ancora finito. Sbrigati. No, no, di là. Finalmente, qui noi due ci salutiamo, Stark. Ti ho tolto dalle grinfie di quel sergente perché mi era antipatico. Adesso penso che te la saprai cavare con i tuoi mezzi. Ti spiace scendere? Lascerò il tuo cavallo più avanti. Adios, amico. Ah! Hey! Ma cosa credevi, che avrei lasciato quell'accampamento senza prendere qualcosa di utile? Ridammi la mia roba. Sei un bastardo, Stark. Un lurido bastardo. Su, bello. Non l'ho dato tutto ai cavalli. Prendo anche quello. Non è male. Meglio tornarcene a casa, maggiore. Secondo me è proprio inutile continuare a cercarli. Se quel ragazzo è ancora vivo, io lo troverò. Se almeno non avessimo incontrato quei maledetti dei federali. Dobbiamo riposarci, maggiore. I cavalli con doppio carico non ce la fanno. Maggiore, ecco i cavalli. Salve. Salve. Mi servono 3 cavalli. No, niente da fare. Oh, ve li pagherò. Ma non vedete che sono cavalli da tiro? Per me vanno bene lo stesso. Vi darò 20 dollari per tutti e 3. O volete che cambi moneta? Mettete giù quel fucile e andatevene. O vi ucciderò. Maggiore, ma quella pistola... Diavolo, hai ragione. È la Derringer di Fidel. Sì, signore. Dove avete preso quella pistola? Chi ve l'ha data?
Signor Quintana, vostro figlio. Ti ringrazio. Aiutate il figlio di Doña Sol a scendere. Gonzales! Che significa questa accoglienza? Significa che il tuo compito è finito, pistolero. Eccoti il tuo oro e vattene. Il resto non ti riguarda. Volevate vostro figlio per ridurlo così? Quel bastardo non è mio figlio. Questa donna lo ha avuto da un altro. Un americano. Un ingegnere che era venuto a lavorare ai miei ordini. Lei quando ha consentito di sposarmi. Di sposare uno degli uomini più ricchi e potenti del Messico. Portava già dentro di sé il seme di un altro. Vergogna! Vergogna! Perdonami, perdonami. Non avrei mai dovuto parlare, ma tu mi hai costretto a farlo dopo che Fidel se n'era andato. Abbi pietà di noi. Lasciaci andare via, me e mio figlio. Non ci vedrai mai più, te lo giuro. Lasciaci andare via. No, resterai qua invece. E ci resterà anche lui, per sempre. Lo vedrai agonizzare un'ora dopo l'altra. Lasciaci andare via. Ehi. Dovrai guardarlo su quella croce finché non morirà. Ti taglierò le palpebre perché tu non possa mai chiudere gli occhi. Mi dispiace per il ragazzo, ma come avete detto, non sono affari miei. Adios. Adios. Basta! Venite fuori voi due, non avete speranza! Non voglio uccidere Fidel con una pallottola, voglio vederlo morire sulla croce! Diglielo anche tu, americano!
Se ti vuoi salvare la vita, ti lascerò andare con il tuo cavallo e con il tuo denaro. Non vorrai mica morire anche tu, eh? Fidel! I sacchi di paglia! Dagli fuoco! Ah! Via! Stark! Che cosa vuoi? Voglio ammazzarti. Conterò fino a tre. Con questo. Uno. Soldato, solo il generale Grant non lo aveva capito.
Addio, maggiore. Che cosa stai facendo? È finito. Tutto finito. Sono stufo di uccidere. Che cos'altro c'è, Stark? Non mi vorrai dire che stai andando in quel ranch in California. Buona fortuna, ragazzo. I see a rainbow in the sky. I'm sure a change will come to me. My loneliness just fades away, and I begin to live a new life. Dark. I see my rainbow in the sky. C'è un posto per me in quel ranch? Come no? Andiamo, Fidel. Anymore. Oh, oh, no, no, I don't wanna cry anymore.